Buonasera, buonasera e benvenuti a questo nostro incontro, un incontro organizzato dal coordinamento regionale Fratelli d'Italia del Lazio, dedicato al PNRR. Non c'è bisogno di dire quanto sia un tema fondamentale per la nostra nazione, non soltanto dal punto di vista politico, questo è evidente, ma anche chiaramente per le ripercussioni, soprattutto per le ripercussioni che ha e che avrà per la nostra nazione. Io sono Emanuele Merlino, responsabile cultura del coordinamento regionale del Lazio. Ho l'onore di introdurre questo incontro che vedrà degli ospiti d'eccezione, che di volta in volta la moderatrice, la mia collega responsabile degli enti locali per il coordinamento regionale del Lazio, l'avvocato Sara Chelani, vi presenterà. Non che abbiano bisogno di particolari presentazioni, naturalmente, però insomma. Vi spiegherà e poi li sentirete parlare perché li abbiamo voluti come ospiti. Il tema del PNRR è un tema fondamentale, molti di quelli che ci seguono lo conoscono, non certamente magari in tutte quante le sue declinazioni, naturalmente. Parliamo di 191 miliardi stanziati dall'Europa, più altri stanziati dal governo, per un piano nazionale di ripresa e resilienza, che siamo in una situazione di crisi, naturalmente è evidente, lo era forse già prima del Covid. Il Covid ha chiaramente esacerbato tutto, reso tutto molto più pericoloso rispetto al nostro futuro, perché è di questo che si parla. Sono sei missioni che riguardano dei temi ovviamente fondamentali. Chiaro che leggerne soltanto i titoli è limitante, però durante questo nostro incontro verranno approfonditi ovviamente in maniera maggiore, ma questo nostro incontro non basterà, non può bastare a raccontare il PNRR, ma non soltanto a raccontarlo, anche a mostrare in particolare a chi ha responsabilità di governo negli enti locali, ma non soltanto, quali sono le opportunità, quali sono le cose da fare rispetto a questo piano. Sei missioni: la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, che è la centrale, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione, coesione e salute. Più tutta una serie molto lunga e oserei dire anche complessa di riforme che il nostro Stato deve applicare. Un piccolo spunto in più: prima, quando abbiamo organizzato questo nostro incontro, e naturalmente c'è stato subito molto interesse, grazie appunto ai relatori, che ringrazio appunto per aver accettato l'invito, una delle considerazioni che mi è stata fatta, e sarò minimamente autoreferenziale, ma chi introduce e chi ha la parola ha un po' di, come dire, disponibilità in più, è stato chiesto perché introdurre fosse qualcuno che si occupa principalmente di cultura, a prescindere che ovviamente la cultura è presente all'interno del PNRR, ma c'è un'altra considerazione che faccio ed è una considerazione politica. Noi come nazione, naturalmente, la necessità non soltanto di fare ciò che è giusto, quantomeno provare a fare quel che è giusto, ma provare ad avere una visione. Non possiamo più immaginare riforme, come dire, elettorali o riforme che valgono per il presente, ma dobbiamo provare a costruire qualcosa. La cultura non è soltanto arte, spettacolo, letteratura, ma è anche una visione, è anche la capacità di lanciare una visione del mondo. Semplificando, potremmo parlare del Made in Italy come marchio, ma anche come modo di essere, in qualche modo, la nostra grande, ovviamente grande risorsa. E in fin dei conti, e questo io credo che sia fondamentale, non è soltanto retorica, in realtà cultura ha una provenienza, una tipologia
che viene dal verbo latino che significa coltivare. Ecco, quello che si dovrebbe cercare di fare, che si sta cercando di fare, naturalmente con PNRR, noi come Fratelli d'Italia, insomma, non siamo sempre d'accordo, direi, con le scelte del governo, ma insomma, ne troveranno meglio di me l'onorevole Francassini, cioè il nostro coordinatore regionale, ovviamente anche Francesco Paroli, il governatore De Marco, è però appunto la necessità di costruire qualcosa oggi che dia i frutti non soltanto per l'oggi ma soprattutto per il domani, a partire ovviamente dall'idea che noi stiamo costruendo qualcosa che però ricadrà sui nostri figli, e quindi dobbiamo avere una grandissima responsabilità da questo punto di vista. Aggiungo e concludo citando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e il quando dice che il Parlamento è il luogo del confronto, è il luogo dove le proposte politiche diventano accettate perché sono discusse e votate naturalmente dai rappresentanti del popolo, ma è anche il luogo dove si fa la vera e propria democrazia, e che non può essere naturalmente, come dire, svuotato di senso o essere lasciato esclusivamente a un votare sì o un votare no, magari con un voto di fiducia. Ecco, io credo, proprio perché il Parlamento è la casa di tutti gli italiani e la condivisione è un valore, visto che poi il futuro dell'Italia riguarderà tutti, a prescindere dal partito politico di appartenenza, bene, credo che sia necessario approfondire e confrontarsi su questo tema. Questo è il primo appuntamento sul PNRR del coordinamento regionale di Fratelli d'Italia, ce ne saranno altri a breve naturalmente, ma per cominciare abbiamo deciso, come si dice, di chiamare alcuni dei migliori relatori che potevamo trovare. Quindi ringrazio tutti, ovviamente chi ci ascolta lo invito a condividere sulle proprie pagine e profili questa nostra diretta, se vuole fare delle domande è possibile fare dei commenti, è possibile farlo facendo dei commenti, non prometto che ci saranno daremo risposte a tutti naturalmente, però un po' alla volta, perché in differita riusciremo a farlo. Grazie a tutti e lascio la parola alla mia collega, l'avvocato Sara Ghelani, responsabile degli enti locali per la Regione Lazio. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Una sola preghiera, perché secondo me un ritorno di audio, se cortesemente è possibile spegnere e silenziare. Grazie infinite. Tutti i microfoni. Dunque, buonasera, grazie infinite a tutti per la presenza. Conosciamo gli impegni che vi assillano quotidianamente, quindi davvero per noi la vostra disponibilità è stata preziosa. Io davvero vi sono grata per il tempo che ci avete voluto dedicare. Saluto innanzitutto e ringrazio i relatori, tutti i relatori, il viceministro Castelli, che si è resa subito disponibile. Per noi davvero è un piacere e un onore averla al nostro tavolo. Insomma, Fratelli d'Italia storicamente ha l'abitudine di confrontarsi con tutti gli esponenti anche di altri partiti, perché ritiene imprescindibile per la costruzione di una buona politica, per la costruzione di quella visione di cui parlava il collega Merlino, il confronto con tutti i soggetti che nel mondo politico operano. E quindi un grazie speciale e particolare per l'apertura che ha dimostrato, Vice Ministro, e soprattutto è ancora per il tempo che ci dedicherà. Grazie al professor Tremonti per la presenza, grazie per gli spunti, peraltro, che quotidianamente ci fornisce con la sua attività, è il presidente dell'Aspen Institute Italia. Noi non manchiamo mai di seguire gli spunti che ci fornisce proprio per arricchire il nostro bagaglio sulle tematiche economiche di cui lei è un indiscusso punto fermo nel panorama italiano. Grazie al senatore Adolfo Urso, presidente del COPASIR, che proprio in virtù della posizione che ricopre ha una visione che possiamo sicuramente definire un osservatorio privilegiato, no? Di alcune dinamiche che sono dinamiche poi fondamentali per la vita, per lo sviluppo sereno, per la sicurezza della nazione. Ringrazio anche il governatore, e gli do il benvenuto al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che per quanto attiene alle tematiche appunto relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci fornirà l'interessante punto di vista sia del governatore che del parlamentare. Sapevate che prima
insomma, sedeva alla Camera dei Deputati, che del sindaco, avendo appunto già molto bene ricoperto tutti e tre i ruoli. Voglio ringraziare anche il collega Merlino, che ha introdotto come sempre magistralmente questo momento di confronto. Ha già parlato lui del motivo per cui il coordinamento regionale, in collaborazione con il Dipartimento Cultura, declina poi una serie di attività contenutistiche, politiche sul territorio. Non posso aggiungere altro a quanto ha già ampiamente spiegato. Poi il rapporto, insomma, tra il Dipartimento Enti Locali e quello Cultura è un rapporto ormai rodato e collaudato. E quindi grazie ancora per l'impronta inconfondibile che imprimi Emanuele ad ogni evento che si organizza. Infine, non posso non ringraziare il coordinatore regionale, l'onorevole Trancassini, come sempre dimostra appunto una vivacità politica, ottimo fiuto per cogliere al volo le tematiche che si impongono all'attenzione dei territori che rappresenta, e in realtà rende il coordinamento regionale del Lazio uno dei coordinamenti più fecondi in termini di produzione contenutistica. Io veramente, per questioni, ci tenevo a ringraziarvi in via preliminare, perché, non per dovere d'ospitalità, ma per piacere, e sarò rapida nel passare la parola e dunque nel porvi le domande, in modo da darvi lo spazio che meritate, e passerei dunque immediatamente la parola al viceministro Castelli, che vive questa sua carica istituzionale, come diceva anche Emanuele, in un momento molto delicato. 2 anni di pandemia hanno generato la necessità sostanzialmente di rivedere gli assetti economici italiani, e l'approvazione del PNRR sta dando speranza anche a molti enti locali, che sappiamo essere appunto i soggetti attuatori anche del piano, potranno attingere in alcuni casi anche direttamente alle risorse. Ci parlava anche prima, in anteprima, dei problemi che si generano anche sul coefficiente di distribuzione nei confronti di alcuni enti locali, si parlava del caso Roma, ma in realtà volevo porre l'attenzione su una dichiarazione che ha fatto il suo collega di governo, il ministro Giorgetti, pochi giorni fa al CNEL, che ha affermato che il piano potrebbe avere necessità di una revisione a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Io ricordo, a beneficio di chi ascolta, che in realtà il piano è possibile modificare il piano ai sensi dell'articolo 21 del regolamento 241 del 21, che ha istituito il Next Generation EU. Le preoccupazioni degli enti locali sono molte, ma una di quelle che maggiormente ridonda in questo periodo è: potrebbero essere espunte alcune opere già introdotte, già previste all'interno del piano, magari perché divenute antieconomiche, eccessivamente costose, e a cascata deriva un'ulteriore domanda. Data la premessa della possibilità di aggiustamento del tiro rispetto al piano, in realtà noi stiamo tenendo e terremo il passo con i tempi che sono stati indicati all'interno del PNRR, che sappiamo essere insomma stringenti e anche prodromici poi allo svincolo dei fondi. Prego, viceministro. Allora, intanto grazie a tutti, ringrazio Paolo Trancassini, che è un collega, e insomma lavoriamo moltissimo insieme, e a tutti voi penso che questi siano gli incontri migliori da fare, perché a parte le appartenenze politiche, poi uno, quando pensa al paese, lo deve fare entrando nel merito e anche sentire o proporre visioni magari diverse, è sempre fonte di crescita. Per cominciare dalla domanda che mi ha fatto proprio adesso, io non credo che saremo costretti a rivedere i prezzi. C'è tutto un tema di appalti, nel quale purtroppo questo paese non ha aggiornamenti vivaci, diciamo, su questo tema. Credo che l'aumento delle materie prime, insomma, cercheremo e troveremo il modo di gestirlo anche a livello più europeo e internazionale. La revisione dei progetti io non penso sarà una cosa che vedremo da qua a breve. Le progettazioni in questo momento sono a gara, e le gare in quanto tali, alcune sono a gara, altre sono progettazioni già molto chiare che procederanno. Sicuramente il tempo è molto tiranno, e in questo ci sono mille sfaccettature, cioè ci sono bandi che sono cominciati troppo presto senza delle volte informare il territorio, e ci sono state delle lamentele, penso ad alcuni temi legati all'ambiente,
si sono molto arrabbiati in alcuni comuni su alcuni temi importanti perché non avevano avuto il tempo di vedere quali erano le condizioni per partecipare, e da qui abbiamo attivato tutta una serie di contatti e rapporti insieme ad ANCI, come Ministero dell'Economia e delle Finanze, volte ad andare nei territori per cercare di fare un po' più trasparenza. È un lavoro gigantesco del quale tutti siamo nuovi, perché non c'è mai stato un piano, purtroppo, da molti anni a questa parte, pluriennale, così tanto corposo, e quindi quello che stiamo vedendo è insomma una difficoltà anche organizzativa che ovviamente affrontiamo, le cabine di regia, la necessità di comprendere come alcune norme possono essere migliorate, quindi oltre alla cabina di regia anche una cabina che tenga conto della legislazione che si deve evolvere man mano. Questo è molto importante, perché se mentre cammini sul PNRR ti rendi conto che sono necessarie delle norme, queste vanno fatte. Quindi così come è successo in questi mesi, penso alle norme sul personale che insieme abbiamo messo su un decreto che era proprio titolato PNRR, perché c'è una carenza evidente su alcuni territori che viene da molte motivazioni. Se parli di enti e parli di PNRR, non puoi che parlare anche delle difficoltà nei quali già i comuni si trovavano prima. Allora, in questi 3 anni, perché le cose diventano una combo più che rilevante, in questi 3 anni io ho sempre avuto la delega agli enti locali, pur 4 anni ormai, nonostante siano passati 3 governi, e abbiamo certamente cambiato la tendenza, nel senso che avete notato che sono cambiate moltissimo le risorse, abbiamo smesso di fare i tagli che facevano prima altri governi, abbiamo istituito il costo standard dentro gli enti locali sull'FSC, quindi sul fondo di solidarietà comunale, tutta una serie di cose che oggi non ci permettono di dire che ci sono delle difficoltà, ma a livello di risorse siamo un po' come dire, tornati indietro da quella vecchia modalità che ha in alcuni anni tolto soprattutto le risorse ai comuni. Ci sono ancora molti comuni che hanno problemi finanziari, alcuni li hanno affrontati per effetto anche del Covid. Durante questi anni di Covid abbiamo fatto una cosa nuova, cioè un fondo che ha dato delle risorse ai comuni con un monitoraggio costante che continuerà anche nei prossimi mesi rispetto alle mancate entrate che i comuni hanno avuto, così da potergliele rifornire. Però alcuni problemi strutturali, come dicevo, restano, e quindi per esempio sul personale siamo intervenuti, magari servirà fare altre norme o altri nuclei dedicati a situazioni specifiche, quindi magari a quei comuni che veramente ancora hanno delle difficoltà. Penso a un comune dissestato che non riesce neanche con il contingente aggiuntivo, o penso ai comuni commissariati. Insomma, sono delle difficoltà che incideranno sulla riuscita o no di questo piano. E quindi la domanda è anche un po' più politica e ce la dobbiamo porre tutti: che facciamo con quegli enti che sono più in difficoltà? Lasciamo che si veda alla fine che succede, oppure, siccome abbiamo degli obiettivi e sono obiettivi di impatto ben specifici e soprattutto sono obiettivi di impatto anche molto territoriali, io faccio sempre l'esempio del servizio idrico. Noi raggiungiamo i coefficienti di impatto che ci chiede Bruxelles se siamo in grado di mettere a posto la rete idrica dell'Italia, ma soprattutto quella che non funziona. Quindi la scommessa è farla laddove sappiamo che in Italia non si riesce a fare da diversi anni, tant'è che nelle regioni del sud si sono accumulati oltre 6 miliardi e mezzo di risorse non spese su risorse idriche, perché oggi regioni, comuni, consorzi e tutto quell'apparato istituzionale non riesce a realizzarli e spenderli. Quel tema è un tema che c'è anche adesso, e che non è possibile pensare che basta mettere risorse in più per poterle realizzare. E qui interviene l'atteggiamento della cabina di regia che si sta ponendo queste cose. Quindi ogni tanto vedete un articolo che racconta delle cabine a Palazzo Chigi su questo, proprio perché questi sono gangli da aprire, se no quegli obiettivi non li raggiungi. Un altro problema, oltre a quello delle situazioni finanziarie nei comuni, è quello che riguarda comuni che hanno proprio dei problemi anche di
inefficienza e incapacità, cioè ci sono dei comuni che sappiamo già non essere per nulla in grado e quindi hai già scoperto che non sono stati capaci di fare delle cose. Che facciamo? Aspettiamo? Come li sproniamo, se li vogliamo spronare? Oppure aspettiamo di arrivare tra 2 anni, 3 anni e scoprire che questi progetti non sono avviati? Questo ne parlo perché ovviamente è una platea, no? che vuole far politica e si vuole porre delle domande, quindi sono domande anche un po' provocatorie. Io penso si debba intervenire subito, decidendo che cosa fare con questi casi, diciamo, limite, perché non ci possiamo permettere di scoprire tra 3 anni che ci sono stati dei problemi e che magari bisognerà restituire dei soldi perché non abbiamo raggiunto degli obiettivi. Anche perché questi soldi, insomma, oltre a restituirli, non si sa bene come, il professor Tremonti, insomma, su questo ci potrebbe raccontare tante cose, è chiaramente una scommessa che non si può perdere. La cosa positiva che c'è in tutto questo, e poi se volete poi entriamo più nel merito di alcuni progetti, però credo che a livello politico sia importante e sono contenta che ci sia il lato cultura, e non solo quello degli enti locali, è che stiamo cambiando anche la cultura finanziaria di questo paese, perché raccontandogli un piano che è costruito ad impatto, quindi a indicatori di impatto, stiamo dicendo che la finanza pubblica si può anche fare con tanti soldi, ma dedicandola a degli obiettivi prefissati. Io credo questo sia la direzione nella quale tendere. Penso che tra qualche anno diventerà tutta economia d'impatto, soprattutto economia sociale, perché economia sociale è quella più ampia, che racchiude tutto, riesce a racchiudere la parte che riguarda prettamente il welfare, riesce a racchiudere quello che è le energie rinnovabili, piuttosto che i cambiamenti che il paese deve fare, le politiche sul lavoro, cioè c'è tutto un ambito economico-sociale che fa parte dell'economia sociale, che oggi è assolutamente misurabile con questo. Se definiamo una finanza che vuole andare sempre di più verso questa direzione, per anni abbiamo sentito e discusso sul dibattito PIL o indicatori di benessere, oggi credo che ci sia un'altra lettura, che è quella che ci impone in qualche modo come paese il PNRR, che chiede degli obiettivi di impatto sulla società. E anche su questo la finanza europea ha lavorato, seppur litigando anche qui, però con strumenti come SURE, che sono stati definiti da Bruxelles. Poi uno può valutare che l'Italia non l'abbia fatto bene, non li abbia utilizzati nella maniera corretta, però anche quelli sono strumenti di social bond utilizzati per obiettivi di impatto. Allora perché non farli ancora utilizzandoli con degli obiettivi di impatto che tutti vorremmo? Penso agli indici di natalità, che sono sempre più bassi in Italia e in tutta Europa, o altre necessità che abbiamo bisogno di spingere. Io penso che riusciremo a far bene nella misura nella quale ci interrogheremo quali sono i problemi e riusciremo a risolverli nel momento giusto, perché la sfida è un po' questa. Secondo me questo non è un piano che scrivi, distribuisci i progetti come i fondi che tutti noi abbiamo sempre visto in questi anni e poi dici vabbè, vediamo se riusciamo a farli. Non è così, sia perché Bruxelles non ci chiede questo, ma non è così neanche perché non è proprio possibile aspettare appunto di capire se ci riusciamo o no. Le difficoltà sono moltissime, vengono a galla tutte quelle difficoltà già sistemiche di un paese che ha diversi livelli di governo e livelli istituzionali che spesso non funzionano tra di loro, le regioni, i comuni, le province, con grandissime difficoltà, e che oggi o si mettono nella testa che devono provare a collaborare insieme per realizzare queste progettazioni, oppure veramente rischiamo grosso sia in termini di figuraccia, no? Perché quando abbiamo cominciato a parlare di PNRR si è tutti detto caspita, l'Italia è il paese che spende peggio i fondi europei, quindi non ne siamo capaci.
ma anche perché se è vero, come è vero, che c'è molta speranza in questo piano, anche perché ha obiettivi decisamente ambiziosi in alcune parti, per tutto lo Stato, per le amministrazioni, non riuscire sarebbe insomma una sonora sconfitta per tutto il paese. Essenzialmente i dati che io credo siano più rilevanti riguardano il fatto che di tutto il blocco di finanziamenti del PNRR, sto cercando il grafico, quindi di 125 miliardi, 66 e mezzo sono dedicati agli enti locali. Sono moltissimi, sono chiaramente spalmati, però sono molti, molti, molti. Quindi che cosa succede in questi mesi? Che si incastrano con le progettualità ordinarie. Allora tu hai un comune che magari ha già problemi di personale sulla progettazione, che deve decidere se quel progetto continua a finanziarlo con dei fondi magari strutturali, quelli dedicati agli enti locali, oppure se lo può utilizzare per partecipare a un bando che riguarda il PNRR. Sono cose che i sindaci si stanno chiedendo in questi mesi, e quindi noi dobbiamo dare tutto il supporto possibile in questo. Per cui io, più che entrare nei dati, ecco, che insomma conoscete, adesso se volete vi mando anche un po' di materiale in più, insomma, però Paolo so che ne ha abbastanza perché li abbiamo fatti circolare, credo che queste siano le considerazioni. Il monitoraggio prima di tutto, e monitoraggio non significa la lite tra i livelli di governo e il Parlamento, ma significa avere la lucidità di fare un monitoraggio serio che dica che cosa non sta funzionando, senza vergognarsi del fatto che ci siano delle difficoltà. Ecco, questo credo che sia indispensabile. Ci sono delle progettualità che io credo cambiano la faccia di questo paese se vengono portate avanti bene. Penso a quelli che riguardano la salute, con l'assistenza di prossimità, per esempio. Quanto ne abbiamo scoperta in questo frangente? C'è un blocco molto importante nella missione 6, che sono circa 16 miliardi di sanità, che riguarda esattamente questo, quindi cure primarie ed intermedie, che riguarda le case come primo luogo di cura, quindi la domiciliarizzazione. Ne abbiamo parlato tantissimo, ci siamo trovati scoperti. Su questa missione c'è telemedicina, assistenza da remoto, il futuro, ma anche molta economia che si può aprire, che si può manifestare. Cambiano moltissimo anche le strutture sociali che se ne possono occupare. Oppure nella missione che riguarda la ricerca, l'istruzione e la ricerca, c'è una cosa alla quale io tengo tantissimo, che è il tema degli asili nido. Ci tengo soprattutto perché ci ho lavorato molto e siamo riusciti a fare quella cosa che io racconto sempre così. L'Italia era un paese che aveva comuni nei quali c'erano risorse zero, come se non ci fossero bambini sul tema degli asili nido, né come voucher né come risorse per le strutture degli asili. Abbiamo fatto un percorso complicato in questi anni, e quando è arrivato il PNRR abbiamo letto le missioni, abbiamo voluto ancora di più spingere su questo asset. Siccome sappiamo quante risorse stiamo dedicando a questa missione, quest'anno in manovra abbiamo anche messo le risorse delle spese ordinarie dei comuni, perché se no costruisci solamente cattedrali nel deserto. Allora anche qua l'altro aspetto è quello di riuscire a coordinare in questi anni la legislazione ordinaria della spesa pubblica con quelle che sono le missioni del PNRR, perché questo che vi ho fatto come esempio sugli asili nido dimostra come, se non coordini tutta la finanza pubblica, poi ti trovi che hai dato i soldi ai comuni per gli asili, ma non hanno le risorse per pagare il personale che ci sta dentro, il servizio della mensa e quant'altro, e quindi non hai fatto niente. Sulle scuole poi c'è anche molto il tema dell'innovazione, i cablaggi, le connessioni, l'e-learning, per quanto insomma il tema DAD sia stato complicato in questi anni ormai. C'è il risanamento degli edifici scolastici con molti metri quadri,
E anche qui sono, queste sono molte risorse. Sulla missione 2 che riguarda la rivoluzione verde e la transizione ecologica, ci sono grandi sfide per gli enti territoriali, sia regioni che comuni che province, che riguardano la gestione dei rifiuti e l'economia circolare. Qui bisogna fare attenzione perché, insomma, non tutte le province, i comuni e le regioni sono uguali. Ci sono delle regioni che sono più avanti, dei comuni che sono più avanti e altri più indietro. Altri che proprio non hanno nessuna intenzione di farlo. Quindi c'è anche un indicatore socio-economico territoriale nel quale queste cose vanno calate e non si può pensare che queste cose si realizzino così con un bando. Per quello bisogna lavorare anche con le associazioni di categoria. Insomma, le progettazioni sono diverse. Io quello che credo è che, oltre a aver fatto il compitino, avercelo fatto autorizzare a Bruxelles, continuare a fare il blocco di riforme che ci chiedono, per quanto molte siano complicate, l'abbiamo visto in quanto sono difficili da portare in Parlamento, si debba anche guardare a un vero coordinamento, che significa essere sicuri che queste progettualità come dire, siano una macchina ben combinata, perché altrimenti sono solo soldi spesi che non hanno manco tanti effetti, se non quelli sulle risorse aggiuntive del PNRR, perché ricordiamoci che non tutte queste sono risorse nuove aggiuntive, alcune sono di copertura di cose già programmate, quelle non hanno grandi effetti moltiplicatori, quindi su quelle bene, facciamole, ma non sarà questo l'effetto della crescita dei prossimi anni. Questo è un po' quello che mi sentivo di dire, poi credo che insomma approfondirete se avete bisogno di materiale, se volete fare delle cose più specifiche in alcune zone. Quello che dicevo su Roma riguarda anche altre grandi città e chiudo, prometto, sul tema appunto di questi coefficienti ci si è resi. Una delle malattie più grandi dello Stato, io credo sia fino a qualche tempo fa, la poca capacità di distribuire con indici e coefficienti di distribuzione i fondi che destina. Cioè l'aveva questo problema ai comuni, con l'FSC l'abbiamo risolto, perché da quest'anno in maniera un po' violenta, ma abbiamo imposto che la modalità con la quale si è scelto il costo standard a discapito del costo storico sia utilizzato per tutti i fondi, perché prima che succedeva? Il fondo, quello più famoso per i comuni, l'FSC, viene distribuito ormai da 2 anni con il costo storico, quindi abbiamo messo a posto tutto, però i fondi che fanno riferimento ad altri ministeri non hanno gli stessi indicatori e quindi tu hai metodi di distribuzione di queste risorse con altri criteri che non sono coerenti con la condizione socio-economica del paese. Quindi da quest'anno imponiamo che questo metodo sia lo stesso per tutti i comuni. Nel PNRR, su alcuni bandi che riguardano alcuni comuni, alcuni ministeri, ci si è accorti, i sindaci delle città più grandi ce lo hanno posto e ci stiamo lavorando, che questi coefficienti sono scollegati dalla realtà e quindi che vanno corretti, perché le città grandi hanno altri rapporti, non solo il numero di abitanti e quant'altro, ma rischiano di avere numeri ridicoli su alcune progettualità, che in realtà potrebbero realizzare molto meglio con numeri più grandi. Quindi stiamo lavorando anche su questo. Bene, bene, grazie Vice Ministro, grazie per la risposta esaustiva, con dovizia di particolari. Diciamo che sulla parte iniziale della domanda possiamo tranquillizzare dunque i nostri sindaci e i nostri amministratori locali, quindi diciamo che quello che ci aveva detto Giorgetti al CNEL l'altro giorno con riferimento alla possibilità di una, insomma, di una revisione del piano, al momento non si profila all'orizzonte. Speriamo di riuscire a cogliere tutte le occasioni che appunto ci si parano davanti, con riferimento poi alle difficoltà degli enti locali. Insomma, lei ha coerentemente segnalato il decreto assunzioni, che insomma dà una grossa mano alle amministrazioni locali per riuscire a trovare quel personale che fino ad oggi era molto difficile assumere, anche per l'impossibilità di fare ulteriore spesa corrente. Però questa considerazione insomma ci dà anche un po' l'abbrivio per toccare un'altra delle criticità del nostro sistema, che sicuramente voglio dire, il PNRR, abbiamo detto, ce lo siamo detto mille volte, potrà costituire un'occasione di crescita. Finalmente abbiamo detto, l'Europa investe
e smette di inseguire l'austerity. Io in questo frangente vorrei mettere un attimo in disparte quella che è stata, quelle che sono state le critiche che Fratelli d'Italia ha giustamente avanzato nella fase della gestazione di questo piano, per ragionare su quello che il piano rappresenta ora. Dunque consideriamo le opportunità, però considerando le opportunità occorre valutarle in rapporto alle nostre capacità. E il nostro sistema è chiaramente eccessivamente burocratizzato, è un sistema farraginoso. Una delle riforme previste nel PNRR è la semplificazione per eliminare appunto quegli ostacoli burocratici e normativi alla realizzazione degli obiettivi. Peraltro in materia di appalti ricordo che, come ricordava anche il ministro Castelli, è uno dei punti cardine della realizzazione del piano, abbiamo dovuto effettuare già due interventi di semplificazione con l'introduzione di una normativa derogatoria. A questo proposito vorrei ricordare che Fratelli d'Italia sulla legge delega in materia di appalti, che è attualmente incardinata al Senato, nel pacchetto emendativo ha tenuto a valorizzare proprio la semplificazione e a rendere stabili quelle modifiche in termini derogatori che sono state introdotte dal semplificazioni 1 e semplificazioni bis. Professor Tremonti, secondo lei queste criticità, queste pesantezze a livello burocratico, quanto incidono sulla possibilità di cogliere fino in fondo le opportunità che il piano ci offre, anche per dare seguito a quello che ci diceva il viceministro adesso, no? Quindi la paura, obiettivi. Questi ostacoli, se non ci consentissero di realizzare nei tempi e nei modi previsti gli obiettivi, quante possibilità ci sono che questi fondi sfumino e ci scappino dalle mani, professor Tremonti? Particolarmente bravo sul PNR, cerco di, come dire, di ricordare alcuni elementi e di considerare alcuni materiali. Mi fa piacere che non sia ad ascoltarmi il ministro Castelli, anche perché ne temo le correzioni. Mettiamola giù così: il piano si basa sulla emissione di Eurobond. E cioè dire si finanzia con la emissione di titoli europei. L'idea degli Eurobond è un'idea italiana ed è del 2003, presidenza italiana, ci siamo dimenticati di andare all'ufficio brevetti. Eurobond era di fatto una ipotesi derivata dai vecchi Union Bond proposti da Delors. La vecchia idea viene ridenominata e sviluppata, e l'idea è di emettere titoli europei per fare infrastrutture, come era nel piano dell'ora, e per fare il finanziamento dell'industria della difesa. Ricordo all'obiezione, al contrasto negativo di tutti i miei colleghi, il più intelligente fu il cancelliere inglese, che disse, allora l'Inghilterra era ancora nell'Unione, che disse interessante, ma finanziare la difesa è nation building, e quindi no grazie, non ho interesse a questo. Poi l'idea degli Eurobond fu ripresa ancora dal governo italiano nel 2010 per evitare, per contrastare la speculazione, per non pagare un prezzo eccessivo sulla speculazione. E alla fine nel 2021 entra nel sistema europeo. Direi che in questi termini l'Europa si mette dal lato giusto della storia. Va notato che viene ormai chiarito e definito che quello degli Eurobond, pur giusto, è comunque uno strumento one-off, e cioè a dire non sarà permanente. Io sarei dell'idea di renderlo permanente, ma l'orientamento è opposto. Allora, cerchiamo di vedere cosa è il piano, e credo che sia utile, come dire, considerarlo nella sua struttura fondamentale. Si basa su contributi ai singoli stati. L'Italia ha avuto un grande contributo perché era stimata in grande crisi,
ma il contributo è fatto prima dei popcorn? In piccola parte, ti assomiglia? In piccola parte, a fondo perduto, la più gran parte, nel caso dell'Italia, è a debito. Molti paesi hanno preso solo la parte a fondo perduto. Il piano ha una estensione sconfinata, perché prevede la risurrezione economica dell'Italia, ma anche il digitale, l'ambientale e il sociale. D'Azeglio disse: fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani. Qui c'è l'idea che si debbano fare o si possano fare insieme, per effetto di questo piano, rifare l'Italia e gli italiani. È un vasto progetto. E per avere un'idea dell'estensione, un'idea in qualche modo fisica, date un'occhiata a questo documento. Questo è il PNR, e cioè dire una sconfinata estensione di documenti, di pagine, formule matematiche, norme, e questo corrisponde perfettamente alla cultura di chi ha scritto il PNR a Bruxelles. Diciamo che la cifra del piano è quella della più alta complicazione, perché è la forma di applicazione delle tecnologie burocratiche di Bruxelles. Già la parola piano forse vi dovrebbe dare una qualche indicazione. Piano è una espressione che prima, che in questo modo, era utilizzata solo nell'Unione Sovietica. La parola piano indica dirigismo. La burocrazia che ha ispirato, l'ideologia burocratica che ha ispirato il piano, è generata a Bruxelles, ma poi è stata sviluppata a livello di governo centrale nazionale, e dovrebbe essere applicata anche a livello, poi, a valle, di governi locali e quindi di regioni e di comuni. Ho sentito il ministro Castelli parlare di fondi non spesi, di inefficienze. In effetti noi non spendiamo gli ordinari fondi europei, e dubito che l'applicazione di quei criteri ai fondi nuovi del PNR produca effetti di spesa automatica e certa. Io credo che quello che ritarda i fondi europei normali ritarderà anche i fondi del PNR e ne renderà solo parziale l'utilizzo. In Polonia c'è un'autostrada che viene chiamata Autostrada Italia perché è fatta con i soldi nostri, non spesi in Italia, ristornati a Bruxelles e destinati alla Polonia. Naturalmente anche noi abbiamo dato un significativo contributo allo sviluppo della Spagna, eccetera. Qual è secondo me il limite di questi meccanismi? Se guardate il trattato europeo, c'è scritto che i fondi di origine nazionale, ma dati a Bruxelles li destina alle regioni, ma non c'è mica scritto che devono essere gestiti dalle regioni. È chiaro che devi sentire le regioni, però la ideologia del trattato, la formula basica del trattato, è quella del governo centrale che, data la destinazione dei fondi, si occupa dell'effettiva utilizzazione dei fondi. Da noi è diverso. La destinazione regionale si somma con la gestione regionale, creando delle aree di notevole assenza di efficienza. Ricordo ai miei tempi, allora erano solo i fondi normali, il governatore di un'isola che non era la Sardegna,
invitato a spendere i fondi, mi disse: vieni, apri l'anticamera, la porta dell'anticamera, era piena di gente, chiude e dice: secondo te, se io prendessi davvero velocemente i fondi, l'anticamera sarebbe piena o sarebbe vuota? Ecco, io credo che queste vischiosità siano, come dire, permanenti ed estese dai fondi classici ai fondi nuovi inclusi nel PNR. Credo che il piano, nella sua applicazione, incontri notevoli limiti tecnici. Chi l'ha scritto, per esempio, si è dimenticato che c'era l'IVA. E quindi dici: devo fare 10 asili, poi scopri che ne puoi fare solo 8 perché c'è l'IVA. Naturalmente l'IVA è una partita di giro, ma nella meccanica dell'investimento devi guardare quanti soldi puoi investire, non il giro dell'IVA. E un altro punto che è, secondo me, drammaticamente importante, non mi sembra sia stato fatto oggetto di particolare attenzione, è l'effetto della, tra virgolette, inflazione. Cioè, se vuoi fare una ferrovia, devi considerare quanto è salito il prezzo della ghisa per fare il binario, ed è salito in modo verticale. Allora devi modificare gli appalti. Mi sembra che il governo abbia introdotto nel PNR anche vecchi appalti. Lì devi fare una modifica dei contratti, che non è la sola classica revisione prezzi, ma è proprio la strutturale riforma dell'investimento, tanto dal lato dell'impresa appaltante quanto da parte dell'ente appaltante. L'impresa vuole la revisione, che poi in questo caso è la doppia, il triplo, e l'ente appaltante deve avere i soldi sufficienti, cosa che non mi sembra sia in molti casi possibile. Vorrei dire che tanto è importante il PNR quanto è importante il fatto che è finita la fase della finanza espansiva. Ho notato la particolare attenzione riservata dal ministro Castelli ai tempi in cui non c'erano i fondi, mentre adesso ci sono i fondi. Non è che uno operasse dell'economia e di bilancio solo perché aveva del sadismo politico, e perché era la dura realtà di fare quadrare i conti. Questa è l'ultima finanziaria espansiva, e cioè dire, è l'ultima finanziaria che si fa con gli scostamenti, perché quello che sta succedendo in Europa, i tassi che salgono, che saliranno nei prossimi giorni, l'inflazione, il rifiuto di quella politica che è stata fatta giustamente nell'età della pandemia, ma che adesso non viene più accettata, ci sarà il ritorno, come dire, a una occhiuta, rigorosa attenzione sulla struttura dei conti. Quando si dice per l'energia, l'industria, facciamo uno spostamento di 30 miliardi e la risposta è no, è perché non ci sono i soldi, ed è, devo dire, pittoresco il ritorno di espressioni tipo finanzieremo chi è colpito dal maggior costo dell'energia cercando nelle pieghe di bilancio. Le pieghe di bilancio non si usavano ormai più neanche ai tempi di Civino Pomicino. Non ci sono i soldi, e lo scenario europeo è assolutamente in questo senso. La ideologia tedesca porterà a questo, e, come dire, in Germania è antipatico avere l'inflazione, che per loro è un incubo, e avere i tassi a zero. Ma se devono salire i tassi, finisce la BCE e cambia tutto quel meccanismo. Quindi io credo che sia molto importante prendere questi soldi, spenderli bene, sapendo che sono realmente, semmai fosse, l'ultima delle occasioni. Ma ci sarà un ambiente nel quale l'Europa sarà anche su questo particolarmente fiscale. Il ministro era preoccupato per l'idea che
magari i soldi non investiti non li devi restituire. No, i soldi non te li danno se non hai prima fatto gli impegni che hai preso. A latere, e non è banale, per avere i soldi non è sufficiente, come dire, solo il catalogo degli obiettivi, milestone, come si chiamano, target, tutta questa roba, c'è anche tutte quelle robe lì che sono quasi sempre sulla carta. Poi devi fare anche le riforme, e a volte sono riforme, come dire, espressione dell'ossessione europea, tipo i bagnini, i taxi, il catasto. Per inciso, se tu vuoi cambiare il catasto, la maggiore imposta la devi prendere dalle banche, non dai proprietari, perché in Italia ci sono 200 miliardi di mutui immobiliari. Quindi la casa, che magari vale anche di più, se vuoi prelevare, devi prelevare dall'effettivo proprietario, che non è il proprietario che ha il mutuo, ma chi, semmai, chi gli ha dato, devi chiederla lì. Ma mancano, e credo sia molto difficile fare davvero le riforme, e cioè dire la riforma fiscale, io non vedo gli elementi, i presupposti per farla, anche in questo Parlamento. La riforma della giustizia, in che termini? Credo che sia molto complessa, e non basta dire un governo adesso rigenerato che procede per decreti legge, perché pure chi ha una remota memoria parlamentare sa che spesso il decreto legge non funziona, perché servono i decreti delegati, i pareri parlamentari e quant'altro. Se il Parlamento non è d'accordo sul decreto, su quel contenuto non lo forzi più facendo comunque il decreto. E quindi, che dire, ho finito gli argomenti utilizzabili sul PNR, vi ringrazio per l'attenzione. Io davvero non pensavo che fosse così lunga, sono stato un po' lungo anch'io, mi scuso un po' con tutti, fra un po' devo andare, non credo ci siano domande perché non sarei capace di dare risposte. Quindi grazie per l'ospitalità. No, professore, grazie a lei, grazie per il tempo ci ha dedicato, grazie per la produzione esaustiva, esplicativa come sempre, soprattutto nella descrizione. Icastica anche, andiamo proprio per immagini con questo, suo. Ci ha proprio spiegato anche i meccanismi di funzionamento profondo di questo piano. E lei giustamente in coda parlava poi della necessità di centrare gli obiettivi delle riforme, che anche a noi sembrano estremamente lontani, perché voglio dire, una maggioranza così sfilacciata, la riforma della giustizia è estremamente indietro. Ne abbiamo parlato poco tempo fa in un lungo convegno organizzato dal gruppo del Senato, la riforma sulla semplificazione, insomma ci sono tutta una serie di, la riforma fiscale, ecco, ci sono tutta una serie di riforme che pare che si trovino di fronte a degli ostacoli pressoché insormontabili con questa maggioranza. Io adesso, seguitando appunto a ringraziarla per il suo contributo, naturalmente quando si deve allontanare senza alcun problema, non ti preoccupi, passerei il testimone al senatore Urso, tornando indietro un pochino a quello che è stato l'incipit di questo momento di confronto, quindi quello che chiedevo al viceministro Castelli, aggiungendo però un tassello. Senatore, a suo avviso, sotto il profilo proprio degli assetti geopolitici, quanto inciderà la problematica non solo dell'aumento delle materie prime, ma anche dell'aumento dell'energia? Ecco, il viceministro prima ci diceva non cambieranno gli appalti, ma se il prezzo posto a base d'asta purtroppo diventa del tutto evidentemente antieconomico, mi pare insomma a naso un pochino diciamo ottimistica, per usare un eufemismo, come prospettazione. Ecco, la tensione alle stelle tra Russia-Ucraina, con un'Italia sostanzialmente dipendente energeticamente dalla Russia, senza un portafoglio diversificato per l'approvvigionamento, potrebbe costituire, ecco, tutto questo quadro
pressoché apocalittico, di cui purtroppo pochissimo si parla, un ostacolo anche alla realizzazione del piano? Se sì, quanto insormontabile? Guardi, già su un aspetto soltanto parziale, quello parziale ma importante, quello dell'energia, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica ha proprio fatto una propria indagine conoscitiva, direi con lungimiranza, perché è stata attivata in giugno e l'abbiamo realizzata nella seconda parte dell'anno scorso, è stata approvata 20 giorni fa. Dico lungimirante perché già in quella relazione al Parlamento sulla sicurezza energetica nella fase di transizione ecologica, sotto quell'aspetto, che è comunque un aspetto importante, davamo alcuni allarmi, il primo dei quali è appunto il fatto che oggi l'energia, oggi come anche nel passato, oggi più del passato, è un elemento della guerra ibrida. Ricordo a me stesso e al ministro Tremonti che in Italia nel 1973 abbiamo avuto, e non a caso, le domeniche a piedi, come conseguenza di una risposta politica, allora erano uniti in un blocco, oggi sono molto divisi, non hanno più quell'influenza politica, loro, ma altri sì, i paesi arabi per reazione alla guerra del Kippur e a chi sosteneva Israele in quella guerra, cioè in generale l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa, bloccarono l'esportazione del petrolio, aumentarono nettamente il prezzo, di conseguenza noi fummo costretti a consumare di meno, addirittura a vietare l'uso delle automobili la domenica, per diverse domeniche. Come dire, l'energia è sempre stata utilizzata come un'arma di politica estera, tanto più oggi, ne siamo tutti consapevoli, con quello che può accadere. Non è ancora accaduto, ma i prezzi sono notevolmente aumentati. Ed ecco che le conseguenze della reazione dell'Occidente alla pandemia, non solo dell'Europa, guarda gli Stati Uniti e al piano di investimenti colossale che gli Stati Uniti hanno realizzato, le conseguenze sono innanzitutto il forte aumento dell'inflazione, che non è un fattore di secondaria importanza. Negli Stati Uniti l'inflazione è aumentato a tal punto l'aumento degli affitti di casa che è dato una nuova enorme problematica sociale. E l'inflazione, lo citava prima Tremonti, è sicuramente, e peraltro Lagarde ieri ne ha parlato, un elemento che può rendere complicato, chiamiamo così, la realizzazione del PNRR come un piano prestabilito di fondi stanziati su progetti chiusi. Il secondo aspetto è appunto il caro prezzi dell'energia, che noi ci rendiamo conto può ulteriormente aggravarsi se la crisi ucraina non trova una soluzione convenzionale, tanto più per l'Italia che ancora dipende in gran parte dal gas che passa proprio dall'Ucraina. Il 42% delle nostre importazioni di gas provengono dall'Ucraina e l'Italia senza il gas non è in condizione di reggere. E bene ha fatto la Commissione europea a inserire il gas e anche l'energia nucleare nella transizione ecologica come elementi e fonti indispensabili, perché nonostante non abbiamo fatto molto nelle energie rinnovabili, tutti noi sappiamo che le energie rinnovabili allo Stato, poi vedremo il futuro con la tecnologia sugli accumulatori, sulle mega batterie, ma è il futuro quello, allo Stato è un'energia che dipende dalle condizioni climatiche. Le condizioni del vento particolarmente infelici, cioè poco vento, negli scorsi mesi nei mari del nord hanno comportato un collasso di produzione energetica in Danimarca piuttosto che nella Scandinavia e certamente in Germania. La Germania ha riaperto le centrali a carbone per sopperire la mancanza del vento. Bene, noi vento ne abbiamo poco, abbiamo molto più sole, ma il sole produce energia dalle ore 11 della mattina alle ore 17 del pomeriggio, poi ne produce pochissimo, per nulla, e noi sopperiamo con l'energia idroelettrica la notte e soprattutto con il gas. Allora, noi dipendiamo dal gas, il gas è schizzato alle stelle, sì, come effetto sicuramente di un'azione politica, di politica estera, non ce la possiamo nascondere, ma anche per il fatto che Tremonti ci può insegnare negli ultimi anni qualche centinaio di milioni di cittadini asiatici, cinesi, hanno cominciato a riscaldarsi, quindi a consumare gas. E quindi il gas lo consumano anche loro. E consumandolo anche loro l'effetto è stato l'aumento dei prezzi. Quindi l'aumento dell'inflazione e l'aumento dei prezzi energetici sta mettendo a serio rischio il sistema produttivo italiano.
che deve, attraverso il PNRR, ritrovare anche forme di competitività. Aggiungo anche sommessamente la questione delle materie prime, che non è soltanto una questione di prezzo, che certamente sta aumentando, quello delle materie prime, è anche una questione di chi detiene le materie prime. Le materie prime della transizione ecologica e digitale, su cui il PNRR giustamente investe per passare da una società industriale a una società digitale e green, che tutti condividiamo, nei tempi che l'Europa si è data, che sono diversi rispetto ai tempi che si è data alla Cina, persino all'India ovviamente, oltre che negli stessi Stati Uniti, ebbene questa transizione ecologica significa che noi dobbiamo realizzare ancora pannelli solari in Italia. Il monopolio dei pannelli solari, della produzione e soprattutto della commercializzazione ce l'ha la Cina. Questo modello, secondo cui importiamo, in questo caso una tecnologia povera, ma comunque una tecnologia di cui un paese dispone il monopolio, può avvenire per l'intera transizione digitale ed ecologica. E può avvenire questo perché le terre rare e i quattro minerali che servono alla transizione digitale ed ecologica sono oggi in gran parte nella sfera di influenza cinese e in qualche misura anche russa. E non è un caso quello che sta accadendo intorno al Sahel. Io voglio sommessamente dire che se vedo quello che è accaduto prima in Niger, in Mali, in Burkina Faso, in Guinea-Bissau, io comincio a capire che ci possa essere una strategia. Perché nella influenza francese che perde, la Francia perde influenza, bene, perde influenza, cominciano ad esserci disordini, poi i militari intervengono per rispondere a quel bisogno di protezione che emerge rispetto ai fenomeni jihadisti, e i militari intervengono, c'è il golpe, e poi i militari del golpe chiedono aiuto a una potenza straniera che invia i propri mercenari. In questa competizione, il controllo del Sahel da parte della Cina, pensiamo alla Repubblica Federale del Congo, c'è morto il nostro ambasciatore Attanasio, bene, ma in tutta la fascia del Sahel, dove c'è, parlo parte della materia prima fondamentale, non a caso cito la Repubblica Federale del Congo, bene, ma non è soltanto lì, ma certamente anche lì, bene, chi detiene ad oggi la gran parte delle materie prime e anche la tecnologia in alcuna misura per passare alla transizione ecologica, a ciò che serve a fare i pannelli solari, a ciò che serve a fare le paleoliche, a ciò che serve in generale alla transizione ecologica e anche alla transizione digitale, e in altri continenti. Per questo è importante che il PNRR intervenga laddove è necessario ricreare in Italia, e io mi auguro anche in un contesto europeo, una filiera industriale per renderci, per darci una sovranità tecnologica e produttiva. Per questo noi nel documento, tra l'altro, indichiamo la necessità, e è soltanto un aspetto, che la Cassa Depositi e Prestiti concentri la propria attenzione per la realizzazione di quelle fabbriche che possono servire, anche i pannelli solari, come l'Enel intende realizzarle nell'Etna Valle, ma certamente ancor più per quanto riguarda la tecnologia più avanzata. Mi riferisco ai semiconduttori, per esempio. Noi dobbiamo incentivare, convogliare in Italia gli investimenti americani, sui semiconduttori sono importanti, così come di alcuni paesi asiatici, mi riferisco per esempio a Taiwan o alla Corea del Sud, ci fa capire che alla fine di questa transizione possiamo essere più forti se la tecnologia e la produzione di quello che servirà all'economia del futuro, dai semiconduttori, i chip, le batterie elettriche e quant'altro ancora, siano realizzati in Italia o comunque in Europa, altrimenti il modello dei pannelli solari diventerà il modello dominante e noi diventeremo soltanto tributari e importatori di tecnologie di produzione altrui, pericoloso per la nostra sovranità in tutti i sensi. In questo contesto non può sfuggire alcuni che vi è una competizione globale che si effettua in tanti mezzi. Nella guerra fredda, che alcuni richiamavano, la competizione tra sistemi, che è una competizione ideologica, che si è combattuta anche in Europa, ma ricordo a tutti che il patto di Varsavia è intervenuto militarmente più volte in Europa, ma sempre all'interno del patto di Varsavia. È l'unica alleanza difensiva, il patto di Varsavia, che si è difesa dal suo interno, cioè dal popolo interno che si rivoltava, perché il patto di Varsavia è intervenuto militarmente solo per reimporre regimi comunisti che il popolo non voleva più.
ed è significativo. Diverso è oggi quello che sta accadendo ai confini ucraini, perché per la prima volta si interverrebbe in un paese che dobbiamo considerarlo fuori dall'orbita della Russia. Non era accaduto mai prima, è come se il patto di Varsavia nella guerra fredda intervenisse in Austria, che era un paese neutrale, o in Finlandia, che era un paese neutrale, non dico di un paese dell'Alleanza Occidentale, un paese neutrale. Bene, questo è il problema che abbiamo di fronte. Cosa fare in quel caso? Ovviamente dobbiamo attivarci, e noi tanto più di altri, sulle vie diplomatiche, perché questo non accade. Non possiamo certamente richiamare lo spirito di Pratica di Mare, quando il governo di centrodestra riuscì a fare l'unica realtà di un incontro internazionale in cui l'Alleanza Atlantica sembrava dovesse e potesse coinvolgere la Russia, quello spirito della prima era di Putin e dell'era di Berlusconi e del centrodestra italiano non c'è più, purtroppo, perché nel frattempo tante altre cose sono accadute, si è dissolto nel tempo. Però capire che non possiamo consegnare la Russia alla Cina. Questo lo dobbiamo saperlo. L'altro giorno in televisione mi hanno detto: lei è preoccupato delle navi militari russe che passano vicino Messina. No, non sono preoccupato di quelle navi, che ovviamente sono navi che per il momento ovviamente rispettano le regole internazionali. Non lo sono nemmeno i cittadini di Messina, posso riportare un confronto storico. Messina fu salvata dalle navi russe, perché il maremoto di Messina, nei primi del secolo scorso, i primi a soccorrere quei cittadini furono le navi russe, che casualmente stavano proprio là vicino. 100.000 e più morti, per intenderci, il più grande disastro della storia d'Italia. Bene, non sono preoccupato di quella flotta, sono preoccupato e molto preoccupato, dovremmo esserlo, perché quello purtroppo è davvero il timore, il rischio, sono preoccupato delle manovre militari russe, cinesi e iraniane congiunte nell'Oceano Indiano. Che significa? Sono preoccupato che l'Occidente, che si muove e si deve muovere in maniera unitaria, e l'Europa con essa, l'Italia a dare quella sensibilità che solo l'Italia può dare per le sue capacità storiche e culturali, si muova con intelligenza per unire tutti, perché se gli altri si uniscono, diciamo democrazie che hanno tendenze autoritarie o addirittura sistemi totalitari come quella cinese, allora davvero il rischio c'è. Perché la Cina è una superpotenza che per la prima volta può aspirare nella storia dell'umanità alla supremazia globale. Nemmeno l'Unione Sovietica poteva aspirare alla supremazia globale. Aspirava a dividersi il mondo, che è una cosa diversa, dividersi il mondo dalla supremazia globale. La Cina invece, per dimensioni demografiche, economiche, per aspirazioni ideologiche di quello che oggi è il credo del Partito Comunista Cinese di Xi, aspira alla supremazia e ha la forza tecnologica per farlo, o può averla. Per questo dobbiamo noi attrezzarsi in Occidente, per quello che dicevo prima, anche la sovranità tecnologica importante nella transizione digitale ed ecologica che noi dobbiamo realizzare. Perché tutto questo è accaduto? Tutto questo è accaduto e in fretta, e mi avvio davvero alla conclusione, perché la pandemia, il virus, ha accelerato la storia. Sarebbe accaduto comunque? Sì, sarebbe accaduto comunque, perché in alcune aziende cominciavano già a attivare il telelavoro, magari un giorno a settimana, in quelle più avvedute. Ma quello che sarebbe avvenuto nell'arco di qualche anno, forse di qualche decennio, è avvenuto perché la pandemia ha accelerato la storia e tutti siamo stati costretti a passare sul digitale. E abbiamo scoperto che il digitale è un universo che privo di difesa, tanto più in Italia, che abbiamo realizzato un'agenzia cibernetica con 10 anni di ritardo rispetto alla Germania e alla Francia. E abbiamo scoperto, da quello che è accaduto nella Regione Lazio, che la pubblica amministrazione è scoperta. È un universo. Non è un caso che l'Alleanza Atlantica abbia posto recentemente la cyber come il quinto dominio globale. Voi sapete, e lo sanno chi ha studiato la storia, che una volta gli eserciti si misuravano su 2 domini, sulla terra e sul mare. Poi noi italiani nella prima guerra mondiale abbiamo inventato l'aviazione ed è nato il terzo dominio. Poi, più recentemente, quarto dominio dell'Alleanza Atlantica è stato lo spazio. Avete visto cosa ha fatto recentemente un satellite cinese nell'interspazio? Importante sviluppo tecnologico, perché la competizione è nello spazio, anche quella militare, certamente quella civile. Poi recentemente è stato inserito nel dominio globale anche la cyber,
Che significa questo? Significa che un attacco cibernetico come quello che è accaduto l'altro giorno in Ucraina, ove avvenisse in un paese dell'Alleanza Atlantica e fosse individuata la fonte statuale, che è sempre difficile da individuare, dovrebbe ottenere dall'Alleanza Atlantica lo stesso richiamo che ha qualunque altro attacco militare nel cielo, nella terra, nel mare, perché viene richiamato l'articolo 5. Gli altri paesi debbono reagire insieme per tutelare il paese attaccato, eventualmente che fosse da un soggetto statuale, nel suo spazio cibernetico. Peraltro l'attacco cibernetico che paralizza il sistema ospedaliero di un paese, per esempio, è molto più grave di un bombardamento aereo. Muoiono molte più persone negli ospedali se viene completamente spazzato via il sistema digitale o controllato del sistema sanitario di un paese. Questo è importante da capire. Perché vi dico questo? Perché l'investimento che l'Europa sta facendo, giusto e legittimo, e che ha dovuto superare anche questo come accelerazione della storia per la crisi pandemica, dei tabù che aveva, diceva giustamente Tremonti, ma di bond europei ne parlavamo certamente noi del centrodestra, ma per gli altri era un tabù. Ma di sospensione del patto di stabilità ne abbiamo parlato noi con Acquaroli all'inizio di questa legislatura, ma per gli altri era un tabù. Di condivisione del debito ne abbiamo parlato noi da anni, ma per gli altri era un tabù. Questi tabù sono stati superati in poche settimane dall'Europa come effetto della crisi pandemica e ovviamente dei rischi che essa comportava. Ora bisogna, superati i tabù, costruire un nuovo sistema europeo che abbia una riforma del patto di stabilità, che condivida in maniera stabile e non estemporaneo il debito pubblico, che emetta in maniera stabile e non estemporaneo i bond europei. Questa revisione dell'Europa è fondamentale, perché se non avviene questo, l'Europa è debole rispetto alla competizione globale tra continenti che si è realizzato. E tutto questo deve avvenire ovviamente in una logica atlantica. Io che sono un patriota dico e concludo. Io sono un patriota in quanto sono un italiano e so che cos'è l'Italia, ma so anche che l'Italia è la mia prima sfera. E sono patriota europeo perché come italiano ho costruito l'Europa. Anzi, ho fondato l'Europa prima in termini culturali, di civiltà, e poi in termini politici con la Comunità Europea che nasce con i Trattati di Roma. Ma sono anche all'interno dell'Alleanza Atlantica Occidentale, cioè di paesi che condividono gli stessi valori. Io sono partner della Cina, sicuramente, sono partner di altri paesi, posso essere della Russia, posso essere persino della Corea del Nord. Partner commerciale. Alleato significa condividere i propri valori, gli stessi valori. Io sono alleato nel mondo occidentale. Ebbene, se una soluzione, parlo per esempio di una fabbrica che può riguardare i semiconduttori, si può realizzare in Italia, meglio. Se quella soluzione si deve realizzare a una scala europea, parte in Germania, parte in Italia, perché l'economia di scala lo obbliga, bene. Se non si può realizzare solo in Italia, si realizza anche in Europa. Se la soluzione non è in Italia e non è in Europa, perché c'è necessità di dimensioni di scala molto più vaste, è bene che la soluzione si cerchi all'interno del mondo occidentale. Perché noi siamo in una competizione globale che è una competizione anche tra sistemi di civiltà. Tra che dice qualcheduno anche in Italia che la democrazia autoritaria oggi sia migliore di quella occidentale, o chi anche dice, persino in Italia, che il totalitarismo cinese, che uno decide per tutti, è meglio del sistema di democrazia occidentale, ecco, io mi preoccupo molto e per questo dico: cerchiamo di attrezzarci col PNRR ad avere una società che abbia una sua sovranità tecnologica insieme all'Europa, che significa molto per noi in un contesto che sia competitiva con le proprie imprese, quindi certamente l'economia digitale è un elemento di sviluppo delle imprese e della società, che sia rispettoso dell'ambiente. Noi insegniamo agli altri, ma obblighiamo anche altri a farlo. Lo dico per chi nel documento del approvato all'unanimità sulla transizione energetica, dal Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, dove soltanto io sono di Fratelli d'Italia, gli altri sono, come voi sapete, tutte le altre forze di maggioranza, c'è scritto tra l'altro che l'Italia deve impegnarsi in Europa perché l'Europa, per tutelare la propria economia, che giustamente va verso la transizione ecologica, da coloro che applicano una concorrenza sleale, deve applicare degli dazi su coloro che costruiscono gli stessi prodotti in altri paesi senza rispettare quegli stessi standard ambientali. Vogliamo difendere l'acciaio fatto in Italia, che io mi auguro presto, con il gas e poi con l'idrogeno, che magari costerà di più rispetto all'acciaio fatto col carbone in altri continenti? Bene,
l'Europa deve mettere dei dazi ambientali per punire o comunque per ristabilire condizioni di parità con quei paesi che non applicano gli stessi standard ambientali e in futuro dovrei dire anche sommessamente gli stessi standard sociali. Così significa difendere la nostra cultura, la nostra società, i nostri valori, la nostra economia, il nostro futuro. Buon lavoro. Grazie mille, senatore. Ha chiuso con il tema anche dei dazi di civiltà, che peraltro è uno dei cavalli di battaglia di Fratelli d'Italia. Al Senato sono stati presentati atti parlamentari in merito. Io direi, ecco, che voglio dire, lei ha dipinto un quadro tutt'altro che roseo. Comunque chi vuole tentare di risolvere i problemi deve avere una visione a 360 gradi. Fa specie che si dia così poca attenzione a questi aspetti che invece sono fondamentali anche della realizzazione. Poi, senatore, lei ha toccato, dicevo, i temi cardine del partito che pur non avendolo esplicitato, insomma, ha parlato di interesse nazionale sostanzialmente, l'interesse nazionale che è il faro, la guida di un partito come Fratelli d'Italia, che si declina poi nell'implementazione delle sovranità a 360 gradi, della sovranità politica, la sovranità giuridica, la sovranità energetica. Ecco, quindi io davvero la ringrazio, l'avrei ascoltata per ore. Ora passerei invece la parola e sposterei il piano da queste che sono, diciamo, le problematiche più di contorno a quelle che sono le problematiche più pratiche. Guarderei questo piano dal punto di vista del soggetto attuatore. Presidente Acquaroli, quanto hanno inciso? E anche vorrei dargli un attimino al suo contributo, mi piacerebbe ascoltare appunto il punto di vista politico. Quanto hanno inciso le regioni? Non la prenda come una domanda retorica in realtà, nel processo di approvazione di questo PNRR si è colta l'occasione necessaria e fondamentale di dialogare con le regioni, con gli enti locali? Lei, lo dicevamo all'inizio, ha un approccio che gode di più punti di vista, lei è stato sindaco, è stato parlamentare, adesso è governatore, diciamo che ha una visione, possiamo dire, caleidoscopica, no? Di questi aspetti. Fratelli d'Italia poi correttamente, anche con molta fermezza, ha lamentato in Parlamento la frustrazione del dibattito e appunto l'assunzione di un impegno economico così poderoso senza la dovuta partecipazione del Parlamento. La stessa frustrazione è stata vissuta dalle regioni e per quanto riguarda lo stato dell'Asia, bocce ferme e a piano approvato, quanto e cosa potete fare voi regioni per i territori? Cosa sta funzionando, cosa invece no? Beh, innanzitutto mi lasci iniziare con un saluto a tutti gli amici intervenuti a questa bella occasione di confronto, sicuramente molto molto interessante. Parto un po' da quella che è la situazione nella nostra regione, che tutto sommato gode della possibilità di poter utilizzare due linee di finanziamento del PNRR. Una è quella che riguarda un po' tutta l'Italia, tutte le, insomma, la programmazione tradizionale, l'altra è quella che invece tocca i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, che gode questa parte del nostro paese di una programmazione, di un'opportunità aggiuntiva. Mi lasci iniziare da questo perché ritengo che sia importante come nella visione del rilancio del nostro paese la capacità, possibilità, lungimiranza di coinvolgere gli enti locali possa essere l'elemento che fa la differenza. Il nostro paese, lo vivo io nella mia regione, che è una piccola regione, una media regione tra quelle italiane, è un paese che ha molte differenze, gode anche della possibilità di poter appunto avere un approccio molto eterogeneo, e in un paese dove l'approccio alla pubblica amministrazione, ma soprattutto alla strategia nazionale, è un approccio molto eterogeneo, credo che sia importante, fondamentale, la capacità di poter coinvolgere nella filiera istituzionale tutti in ugual misura, sia nell'attuazione delle scelte, ma anche nelle strategie di scelta delle scelte che devono fare la differenza, perché il rilancio del nostro paese non può che passare dal rilancio della capacità di tutti i nostri territori di essere competitivi. Quindi la capacità di essere competitivi
si raggiunge per la possibilità di dotare tutti i territori di giuste infrastrutture. E francamente, sotto questo punto di vista, vedo un'Italia che va a due misure. Mi aspettavo, ad esempio, con il PNRR maggiore investimento sulla linea adriatica, una linea fondamentale che oggi gode come dorsale adriatica ancora di un gap importante rispetto alla principale linea della dorsale nazionale, quella che collega Milano fino a Napoli. Credo che questo possa essere un elemento su cui riflettere, perché la impossibilità di dotare la dorsale adriatica di linee veloci di collegamento toglie competitività non solo a un luogo, ma a un'economia che può essere sviluppata. Oggi noi viviamo nei nostri territori un abbandono da parte delle aree interne, viviamo una serie di difficoltà che lasciano e rischiano di lasciare un'Italia a due velocità. Il PNRR solo parzialmente vede recuperare questo gap, come solo parzialmente vede affrontare le sfide delle aree interne. Abbiamo avuto la possibilità di, ad esempio, presentare un progetto bandiera. Noi avevamo presentato il progetto dei borghi della nostra regione, ma purtroppo anche sotto questo punto di vista il progetto è rimasto arenato perché non abbiamo avuto più risposte. Stiamo cercando di interloquire, ma il rischio è che poi queste opportunità che noi vogliamo offrire come strumento, stimolo di confronto, di concertazione col governo nazionale, non vedono raggiungere appunto l'adesione del governo nazionale, e quindi restano di fatto progettazioni sulla carta. Abbiamo visto, a parte il Ministero della Cultura, un bando che dà per ogni regione la possibilità di presentare un borgo, ma come tutti voi potete immaginare, in una regione come la nostra, che ha oltre 200 borghi, non è sicuramente il piccolo borgo, e sicuramente avremo l'opportunità di individuarlo e realizzare questo progetto pilota, ma non è il piccolo borgo che fa la differenza sul rilancio delle aree interne, dei centri storici, o addirittura sulla capacità di incrementare in maniera notevole, in maniera anche importante dal punto di vista economico, l'accesso turistico per valorizzare la nostra enogastronomia, il commercio, l'artigianato. Ecco, io ritengo che in sintesi la possibilità di utilizzare bene il PNRR sarebbe stata molto più efficace se il coinvolgimento dei comuni e delle regioni fosse stato un po' più profondo e la concertazione fosse stata nella legittimità piena di chi da Roma, e quindi della centralità del nostro sistema di governo, ha una visione complessiva, però in quella centralità appunto fosse stata una centralità che avesse tenuto profondamente in considerazione le esigenze dei territori, perché il rischio è che in alcuni settori, che sono quelli economici, che sono quelli turistici, che sono quelli infrastrutturali, si rischia di perdere di vista quella che è la sfida nel suo complesso, e si penalizza o si continua a penalizzare quelle aree che invece hanno bisogno di risposte. Ecco, sicuramente i tempi per attuare il PNRR sono tempi molto ristretti, sono tempi che hanno bisogno di anche grandi energie che non tutti gli enti locali hanno a disposizione, di importanti professionalità di cui non tutti noi disponiamo, perché magari le nostre strutture sono strutture che soffrono di carenza di personale, soffrono di possibilità di dotarsi strutturalmente di professioni e professionalità in grado di supportarci in una sfida così importante. Credo che questa sfida dovesse essere preparata in maniera più efficace e in maniera più opportunamente appunto all'altezza dell'importanza, perché non ci dimentichiamo che il PNRR per gran parte rappresentano delle risorse che dovranno essere restituite a debito, e credo che quando si sceglie di indebitarsi lo si debba fare con la consapevolezza che poi quelle risorse debbano metterci in grado di essere realmente più competitivi, di dare servizi all'altezza e all'avanguardia. E se ad esempio sulla sanità
qualcosa si muove in questa direzione, se sugli ecosistemi qualcosa si muove in questa direzione, ripeto, in altri ambiti che possono essere quelli del digitale, che possono essere quelle delle infrastrutture materiali che collegano e danno la possibilità di collegarci, ma sono essenziali per un territorio, ad esempio come il nostro, ma le Marche non è l'unico territorio a soffrire di questa lontananza rispetto agli hub principali. Ecco, se noi non riusciamo con questa occasione a colmare questo gap, credo che purtroppo continueremo a essere penalizzati e l'Italia dovrà non potrà sfruttare fino a pieno la vocazione di territori come quello appunto marchigiano, che pure hanno molto da dire in termini di artigianato, di manifattura, in termini di enogastronomia, di cultura, in termini di competitività di un sistema che, se messo in condizioni, potrebbe fare la differenza. Noi, nonostante queste carenze che io ho cercato di riassumere molto brevemente, ce la metteremo tutta, perché la sfida del PNRR è una sfida che noi riteniamo molto sentita, però io faccio un appello al governo, faccio un appello a tutte le forze politiche, a partire da Fratelli d'Italia, affinché ci sia un coinvolgimento reale, perché poi la sfida appartiene ai territori e i territori sono in grado di poterla rappresentare al meglio solo se messi in condizione realmente e parlando anche uno stesso linguaggio, che sia un linguaggio meno burocratico, ma che sia un linguaggio appunto del fare, che è quello che cerchiamo di anche rappresentare noi quotidianamente nella nostra piccola dimensione. Ecco, io non vado oltre perché poi ho una serie di appuntamenti che mi stanno chiamando, vi ringrazio per questa opportunità, vi saluto affettuosamente sperando di avere presto un'occasione per poterci vedere anche di persona. Grazie, grazie mille Presidente. Ecco, questo, lei, i punti che ha toccato erano un po' le preoccupazioni che muovevano la nostra, la nostra domanda iniziale, quindi quanto, come le regioni sono state coinvolte a livello centrale. Abbiamo visto, voglio dire, la frustrazione assoluta dell'attività parlamentare, ci dice che è successo anche nei confronti delle regioni. Come dicevamo all'inizio, insomma, tutti questi argomenti di altissimo profilo che avete snocciolato in questo pur breve incontro, noi li utilizzeremo per proseguire questo processo di formazione dei nostri amministratori locali, dei nostri dirigenti. È un preciso impegno, un preciso dovere del coordinamento regionale, appunto, continuare su questa strada, declinando in termini più specifici e di settore un ciclo di incontri da dedicare, per quanto di mia competenza, agli enti locali e poi ciascuno per le deleghe che amministra, insomma, approfondire la questione del PNRR. Io ringrazio di nuovo tutti per le relazioni di altissimo profilo, lascio la parola a chi ha consentito tutto questo, permettetemi di ringraziare di cuore anche il tesoriere del coordinamento, imprescindibile organizzatrice, Sara Gizzi, che senza la quale, insomma, sarebbe difficile poi materialmente celebrare questi eventi. Vorrei ringraziare anche la Voce del Patriota, il suo direttore Ulderico De Laurentiis, che ci ospita sulla sua piattaforma, sulla sua testata. Oggi ottenere spazi in un momento così non è facile, quindi, e non è neanche scontato, dunque grazie mille. Lascio la parola per la chiusura, per tirare le fila di tutto quello che ci siamo detti, per darci degli orizzonti politici, quelli che sono i nostri obiettivi per il prossimo futuro, più che a breve termine, a medio termine, perché sappiamo che il PNRR troverà la sua conclusione nel 2026. Come elaboreremo, onorevole Trancassini, le nostre proposte politiche, anche alla luce delle suggestioni che ci sono state fornite oggi? Grazie Sara, innanzitutto sono molto soddisfatto, un bellissimo incontro, quindi grazie a te, grazie a Emanuele Merlino, grazie a Sara Gizzi, insomma abbiamo rimesso in campo organizzato un bellissimo incontro, credo anche di estremo spessore, quindi ringraziamento alla Vice Ministro Laura Castelli, al Professor Tremonti, al Presidente Acquaroli, al Senatore Urso, insomma mi sembra che si siano affrontati temi importanti e io adesso cercherò di, in poco tempo comunque, di sottolineare alcuni aspetti secondo me particolarmente interessanti. Emanuele nell'inizio ha fatto cenno al passaggio di Mattarella, del Presidente Mattarella di ieri, nella centralità del Parlamento. Allora noi dobbiamo
cominciarci a dire, a ricordare che il PNRR, quel voluminoso corpo indicato dal professor Tremonti in Parlamento, è stato approvato in un'ora e un quarto con l'approvazione di una misera mozione, e quindi di fatto non lo abbiamo visto. E questo io credo che sia il primo errore enorme di questa storia. Perché? Perché un progetto di rilancio deve essere condiviso, e per tante altre motivazioni che poi più avanti vi dirò. Ho particolarmente apprezzato il passaggio del vice ministro Castelli, seppur sfumato, sul tema degli appalti. Lei all'inizio ha detto sì, poi c'è il tema degli appalti, e lo ha, diciamo, appunto appena abbozzato. Ma questo è un tema centrale, è un tema che mette un po' a nudo il nostro sistema, la nostra fragilità, la nostra incapacità di affrontare i temi importanti, perché poi alla fine, nella messa a terra di qualunque linea di finanziamento, arriviamo al punto in cui dobbiamo decidere chi farà cosa. E fino a che non si ha il coraggio di affrontare questo nodo appunto normativa sugli appalti, noi credo che difficilmente ne usciremo riusciremo a realizzare tutto il PNRR. Lei ha parlato anche dell'indice di natalità. Allora, voglio ricordare a noi di Fratelli d'Italia che quando abbiamo fatto le trattative per la prima fase del PNRR, noi tra i temi che avevamo posto e sui quali non abbiamo avuto grande soddisfazione, ce lo dobbiamo dire, c'era l'indice di natalità, con una serie di proposte che sono state bocciate dal governo Conte, ma molto pratiche, proprio a cercare di superare il gap che ci separa da tutte le altre democrazie europee, così come chiedemmo maggiori fondi per il turismo e non le ottenemmo, e maggiori fondi per quello che secondo noi è l'asset principale, dove una persona di buon senso investirebbe indebitandosi per il futuro, che è appunto il Made in Italy, con maggior impegno anche da un punto di vista dell'agricoltura. Lei ha parlato anche del monitoraggio come momento chiave. Ecco, io credo che anche questo sia un aspetto sul quale noi siamo molto carenti. A me non risulta che le nostre strutture ministeriali siano all'altezza per svolgere questo compito estremamente delicato, cioè di seguire man mano questa o quella amministrazione comunale, piccola e grande che sia, di accompagnare la regione, di accompagnare quegli enti che avranno il compito di realizzare il PNRR. Il sistema del monitoraggio farà un sistema di monitoraggio efficace ed efficiente, ti permette di cambiare rotta se l'hai sbagliata, di raddrizzare in corsa. Se tu non hai uno strumento duttile, efficace su questo, tu rischi di mettere in campo una burocrazia che controlla se la precedente burocrazia ha fatto bene il suo lavoro, esattamente l'opposto di quello che avrebbe realizzato. Professor Tremonti, insomma, voglio dire, molto molto interessante come al solito il suo intervento. Mi è piaciuto il passaggio in cui dice che non tutte le nazioni hanno deciso di indebitarsi, e cioè hanno preso la parte solo a fondo perduto, non hanno preso la parte di debito, perché questa è un'altra cosa sulla quale noi non parliamo abbastanza, perché se noi abbiamo avuto una somma importante è perché abbiamo anche scelto di indebitarci, e questo dovrebbe darci la forza di avere una maggiore senso di responsabilità. Ha adombrato il tema delle riforme, che è un tema che secondo me ci permette di affrontare un tema politico, secondo me, dirimente. Guardate, noi in questi giorni stiamo assistendo a tutta una serie di finte riforme sulla pubblica amministrazione, sulla giustizia, ma è inevitabile che sia così. Nel momento in cui il governo è composto da tantissime anime, cioè sui temi centrali, faccio l'esempio sul tema della prescrizione, per quanto riguarda il tema cioè la riforma della giustizia, è chiaro che lì, se non hai il coraggio di scegliere il bianco o non hai il coraggio di scegliere il nero, alla fine scegli di ripiegare sul grigio. Il PNRR, per quello che è, per quello che rappresenta, e per quello che, uso una frase a noi poco piacevole, per quello che ci dice l'Europa,
Noi dobbiamo fare delle riforme che siano coraggiose, che abbiano anche un approccio di quasi rivoluzione culturale. Ecco perché avevamo ragione noi quando dicevamo che bisognava andare a votare. Guardate, oggi la storia del PNRR, la storia recente dell'elezione del Presidente della Repubblica conferma quella che era l'intuizione di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, che non era l'ostinazione di chi voleva andare a votare perché vuole monetizzare un aumento dei consensi, perché ricordo che noi dicevamo che all'indomani delle elezioni, quando eravamo al 3,5%, bisognava andare a votare perché avremmo assistito a anni di indecorosa ingovernabilità, con tutta una serie di balzer, di accordi e inciuci di palazzo. Ma quando la sfida è alta, la nazione ha bisogno di una guida forte. Quando devi dire qual è la strada e devi indicare qual è la strada, devi essere credibile, devi essere stato eletto dal popolo. E guardate che un Parlamento coeso non avrebbe mandato in scena lo scempio dell'elezione del Mattarella bis al netto della sua persona. La gente non avrebbe visto questo indecoroso spettacolo di 7 giorni di tutto il contrario di tutto e di tutti da una parte e tutti dall'altra, per poi ripiegare e spellarsi le mani per aver portato a casa l'obiettivo principale, che è quello di salvare le proprie poltrone. Un Parlamento eletto e un governo scelto dal popolo questo sicuramente non lo fa, così come non farebbe la riforma grigia, perché sarebbe una maggioranza coesa. Sa se è bianco o è nero, ne ha le argomentazioni, ne ha la forza e ha il mandato popolare alle spalle. Quindi esattamente il contrario, il PNRR necessita di un governo forte, così come lo necessitava l'elezione del Presidente della Repubblica. Importante l'intervento del senatore Urso, insomma, che lo considero esaustivo da tutti i punti di vista, l'approfondimento sulla politica, sulle questioni energetica. Invece volevo aggiungere qualche considerazione sul, poi mi avvio a concludere, così siamo stati all'interno di quello che era il tempo che c'eravamo prefissati. Il presidente Acquaroli ha parlato di, insomma, che in questo momento le Marche si occupa e sta lavorando su due linee di finanziamento, una di queste è la linea del sisma. Beh, io, guardate, sono molto molto contento di questo, perché questa è stata una battaglia di dignità di Fratelli d'Italia. Se ne parla molto poco perché la ricostruzione post-sisma è uscita un po' dai radar della politica e dell'attenzione politica. Però io, quando abbiamo visto la prima stesura del PNRR e facemmo la riunione di maggioranza insieme a Giorgia, io indicai che mancava questo aspetto tra le priorità. Una nazione che ha una ferita così grande, a 138 comunità che si stanno definitivamente smarrendo, quando dice all'Europa dove vuole andare non può dire che non vuole occuparsi di quelle 138 comunità. Lo deve fare all'inizio, lo deve dire subito. E noi l'abbiamo posto come condizione. Ecco, questa è una di quelle cose che siamo riusciti a far inserire nel PNRR. Oggi, se 138 comunità, se 4 regioni hanno, credo, 1,8 miliardi al netto del fondo complementare da spendere per cercare di migliorare, ricostruire, risanare i propri comuni, lo devono a Fratelli d'Italia e alla forza e alla volontà di Giorgia Meloni di farlo diventare un argomento principale nel dibattito politico che in commissione c'è stato. Ora, vedete, io penso che in tutta questa storia, in tutte queste mancate riforme, in queste grandi preoccupazioni, in questo ci sia un grave errore di fondo. E cioè, se voi ricordate, all'inizio del PNRR è stato salutato l'ottenimento del PNRR come una soluzione facile. Noi abbiamo avuto tutti quanti un po' la sensazione di aver risolto tutti i nostri problemi, chi non apriva più la propria azienda, chi vedeva improvvisamente, inaspettatamente i creditori alla porta, chi aveva un'azienda sana e la sentiva e la cominciava a sentire scricchiolare dall'inizio di questa pandemia. Beh, un po' tutti a livello psicologico, sentendo le parole del presidente Conte, dell'imbonitore di prima serata, abbiamo avuto la sensazione che la sfida era vinta, che avevamo risolto un po' tutti i nostri problemi, perché avevamo ottenuto questi 220-230 miliardi, perché l'Europa ci aveva
fatto questo grande regalo e che quindi noi avremmo risolto tutti i nostri problemi. Adesso, al di là della narrazione politica e dalla strumentalizzazione, ma guardate che questo è stato un errore di approccio dal quale noi non riusciamo a liberarci. La verità è che il PNRR è vero, è una grande occasione, ma è una sfida difficile, è una sfida estremamente complicata, perché tu devi trasformare il debito in risorsa, lo devi far diventare occupazione, perché altrimenti rimane solo il debito dopo che tu hai speso. Il PNRR è anche una rivoluzione culturale, noi dobbiamo ragionare in modo diverso, dobbiamo pensare in un modo diverso, dobbiamo superare tanti steccati anche ideologici, dobbiamo avere la capacità di pensare tutti insieme, dobbiamo avere la capacità di calarlo sui territori mettendoci la pazienza di ascolto dei territori, perché molto spesso noi progettiamo per territori senza conoscerli. Noi parliamo delle realtà interne senza capire qual è esattamente l'aspettativa di quella realtà e di quei comuni che vivono la marginalizzazione. Ecco, io credo che questo sia il padre di tutti gli errori del PNRR, e allora piuttosto che continuare a dividerci su se è una grandissima occasione o non lo è, se doveva essere fatto in un modo o doveva essere fatto in un altro, noi dobbiamo cominciare a sentire il peso di questa grande responsabilità. Dobbiamo dimostrare di essere una nazione matura che è pronta a cogliere questa sfida ed è pronta a superarla, essendo anche altro rispetto a quello che è la storia recente della nostra nazione. Dobbiamo mettere in campo la competenza, il senso d'appartenenza, il senso del pubblico, anche un'onestà, anche intellettuale, differente, per cercare di vincere questa storia. E allora, e concludo, per lanciare quelli che sono i prossimi nostri incontri, ne abbiamo già parlato oggi con Emanuele, con Sara e con Sara Gizzi. Io credo che il nostro prossimo appuntamento lo dobbiamo fare approfondendo il tema del PNRR con tutti coloro che lo pagheranno questo debito e che forse fino ad oggi non sono stati minimamente ascoltati. Noi dobbiamo fare un incontro con giovani, con i nostri giovani, ma anche con i giovani militanti degli altri partiti, perché dobbiamo cercare da capire soprattutto da loro quella che è la percezione di questa sfida. È arrivata ai nostri giovani la sfida del PNRR, ne hanno contezza, ne hanno consapevolezza, ne avvertono il peso, perché se non ne avvertono il peso noi abbiamo un problema, se avvertono soltanto il peso noi abbiamo un grandissimo problema. Ecco, io credo che questo dovrà essere il nostro futuro appuntamento, soprattutto in questa fase di ascolto che fa crescere tutti quanti noi. Io sono molto molto contento di questo incontro odierno, soprattutto per tutto quello che ho ascoltato, quindi nuovamente vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima occasione con il quale, con il coordinamento regionale Lazio di Fratelli d'Italia, faremo il punto su questo e su altri argomenti. Buonasera a tutti. Grazie mille Paolo, e noi prendiamo la palla al balzo, obbediamo all'ordine impartito, molto, molto, molto contenti di farlo. In realtà sarebbe un peccato aggiungere anche solo una parola a quanto hai detto, perché ci hai dato gli orizzonti, ci hai dato gli obiettivi, hai fatto quello che ci si aspetta dalla politica oggi, dalla buona politica, quindi non aggiungo altro. Io rinnovo i ringraziamenti a tutti gli ospiti che si sono avvicendati, in maniera particolare a te, grazie, in maniera particolare anche a Emanuele Merlino, che è rimasto tutto il tempo anche a gestire le faccende meno, diciamo, culturali, ma fortunatamente insomma lui c'è sempre, ed è un valore aggiunto non indifferente per il nostro coordinamento, ci guida in maniera egregia, e grazie per i preziosissimi spunti, ne faremo tesoro, saremmo pazzi a non approfittarne, quindi ecco, vi lascio rinnovando i saluti, e grazie a tutti di nuovo, buona serata e al prossimo appuntamento.